No, scusate, io è un'ora con la mano alzata e potete parlare tutti, tranne che c'è il sottoscritto, c'è qualche problema con me. No, io mi domando, chiedo scusa se dico qualcosa di antipatico per delle persone che sono presenti, però si è molto ripetuto il termine diritti durante questi corsi, ma non pensate che anche un bambino abbia diritto a un papà e una mamma? Io penso no. Beh, ma non parliamo di casi particolari, perché bisogna tenere conto dell'ordinario, credo. Parliamo del fatto che questo è un paese in cui alle donne è riconosciuto il diritto di partorire e non di partorire e non dichiarare il padre, o di avere dopo un divorzio o una separazione l'affido esclusivo dei propri figli. In tanti siamo cresciuti non da uno stereotipo, non da un pregiudizio, non da un... Mi stai dicendo che un padre e una madre sono uno stereotipo o un pregiudizio? Sì, in molti casi sì. Ah, vabbè.